Quante volte vogliamo un buon piatto di pasta cucinato magari in modo un po' originale? Oggi vi racconto di un sughetto, un condimento che si prepara mentre cuoce la pasta. Gli ingredienti sono facilmente reperibili. Serviranno noci, latte, parmigiano, una bella fetta di prosciutto crudo o culatta, cipollotto, pepe, stracchino, olio extravergine d'oliva e pasta. Come pasta va bene tutta, quella corta, io oggi uso questi cavatappi, non so se li conoscete, li adoro, ma vanno bene anche gli spaghetti oppure le tagliatelle fatte in casa, per esempio quelle verdi di borragini o di ortica. Prendiamo una fetta di prosciutto crudo, spessa più o meno mezzo centimetro, e la facciamo a listarelle. Sto già mangiando tutto il prosciutto crudo e ho già assaggiato anche i grigli di noce, che fra l'altro a noi donne fanno benissimo. Teniamo da parte, adesso affettiamo il cipollotto. Potete tritarlo oppure lasciarlo più grossolano così a fettine. Se usate le noci intere, i grigli saranno ancora più buoni, più croccanti, più fragranti e gustosi. E passiamo ai fornelli. Olio extravergine d'oliva. Io uso uno wok, ma va bene anche una padella. Cipollotto. Le noci vanno tritate più o meno grossolanamente a seconda dei gusti. Le rosoliamo 2-3 minuti fino a che non sono belle morbide. Uniamo il prosciutto crudo e rosoliamo altri 3 minuti. E nel frattempo buttiamo la pasta. Ecco, guardate che bello, fa un profumo pazzesco. Dopo 3 minuti uniamo lo stracchino. Il latte. Il pepe e uniamo anche metà noci tritate. Li facciamo sciogliere a fuoco più basso per circa 3 minuti. Ci siamo, possiamo spegnere il fuoco. Prima di scolare la pasta, prendete un po' di acqua di cottura, potrebbe servirvi per mantecare. Vediamo. E buttiamo direttamente nel nostro wok. Mescoliamo e condiamo bene. In questo caso non aggiungo altra acqua di cottura, ma dipende molto dalla qualità dello stracchino. Serviamo nel nostro piatto bella calda. Aggiungiamo le noci. E se vi piace, un po' di parmigiano. E buon appetito!